Grandi palazzi che perdono le loro vette nel cielo e distese di natura selvaggia. Guardando questi mondi a confronto, viene da domandarsi quale delle due realtà incarna al meglio il concetto di civiltà. Le metropoli, fatte di negozi, uffici, luoghi affollati vissuti in maniera frenetica, o i piccoli centri abitati che basano ancora il proprio sostentamento su agricoltura e pesca. Nel primo caso l'uomo ha preso il sopravvento, nel secondo si adegua ancora alle leggi della natura. Allora, qual è la civiltà? A Kangaroo Island, Paolo Venturini, correndo, ci ha mostrato colonie di leoni marini, formiche carnivore e un piccolo deserto situato tra una costa e l'altra. L'ultra runner, però, non ha ancora abbandonato l'isola e, prima di farlo, ci accompagna alla scoperta di luoghi remoti come Stokes Bay. Prossima tappa, Stokes Bay, costa nord di Kangaroo Island, dove mi dicono esserci tantissimi canguri. Andiamo a vedere. Parlare di Corriere Espresso, uffici postali e spedizioni attive H24? Non qui, non nell'isola dei canguri. La posta da queste parti funziona così. Questa non è una discarica, è l'ufficio postale di questa zona. Due volte a settimana il postino passa e recupera da tutto quello che la gente della zona è riuscita a riciclare la posta, consegnando ovviamente la posta appena arrivata. E quindi vecchi frigoriferi, un cesto di lavatrice servono per mantenere asciutta e conservare la posta, visto che in queste zone ovviamente abbastanza remote non è così facile consegnare tutti i giorni la posta. Per gli europei e per noi italiani non è facile comprendere questo stile di vita, una vita moderna, sempre di primo mondo, però isolata, specialmente qui a Kangaroo Island, un'isola sull'isola, e loro con orgoglio, gli abitanti di Kangaroo Island, chiamano la mainland, quindi la terra principale, l'isola, e invece Kangaroo Island per loro è l'Australia. E questo deriva anche dal fatto che questi luoghi non fossero destinati a colonia penale come invece molti altri luoghi dell'Australia, ma i primi esploratori scelsero di vivere qui per conquistare un nuovo mondo, e questo è rimasto nella tradizione degli abitanti di Kangaroo Island. Remarkable Rocks è annoverato tra i siti più fotografati dell'isola ed è molto apprezzato dagli studenti di geologia di tutto il mondo per la sua eccezionale particolarità. Sto per arrivare al Remarkable Rocks, sono questi grandi macigni di granito, hanno oltre 500 milioni di anni e sono stati plasmati nel tempo dal vento e dal salso dell'acqua marina. Uno spettacolo della natura unico. Andiamo a vederli insieme.
questo monumento naturale è l'Admiral Arch, questo arco con la base in granito che ha più di 500 milioni di anni, mentre la parte superiore è calcarea, più recente, con la pioggia e con l'erosione il calcare si scioglie e forma queste specie di radici che colano dall'alto, veramente particolari. Punto dell'isola qui ad Admiral Arch è facile osservare le otarie della Nuova Zelanda. C'è una colonia molto numerosa, qui sono riparate, hanno un ambiente naturale stupendo ed è veramente molto interessante osservare i loro modi di vita e i loro comportamenti. Con lo stridio dei cacatua si conclude questa esplorazione di corsa di Kangaroo Island, una piccola isola che però racchiude tantissime perle preziose di natura. Ovviamente qui la cosa più importante è proprio la natura selvaggia, che è ancora molto presente sull'isola e molto rispettata sia dagli abitanti che da tutta quanta l'Australia ovviamente. A Kingscote è il momento dei saluti. Paolo Venturini, attraverso il running, si è inoltrato nei luoghi più remoti e speciali di questa terra. Le gambe però non si fermano e Paolo, continuando a lasciare le proprie tracce sul terreno, si dirige verso la Barossa Valley. È da qui che riprenderemo il nostro viaggio.